ragazzi, benvenuti su Questi Drums. Nel video di oggi sono insieme a Frame Export e Nuex per farvi vedere una batteria elettronica veramente spaziale. Cioè, no, lo so già che è spaziale. Oggi voglio farvi capire il perché questa batteria è così bella, il perché questa batteria qualità-prezzo si posiziona praticamente a un livello altissimo. Vi ho già fatto vedere una batteria di Nuex, vi lascio qui sotto i due video che ho fatto su questa batteria, una in cui ve la facevo proprio vedere nel dettaglio, l'altra in cui vi spiegavo tutta la questione coach mode della batteria, perché è una bomba, ce l'ha anche questa ampliata in vari modi, vabbè, dopo vi spiego tutto. Quindi direi di andare subito ad aprire questi pacchi, dicendovi che in descrizione ovviamente avete tutto quello che vi serve. Mamma mia, che bella questa angolazione. Qui, però non ho aperto niente, bello. Bisogna avere più forza. Allora, apriamo e vediamo che cosa c'è in questo pacco che è il più leggero dei due. Ok, tubature. Allora, tubature della Nuex che, allora, già l'altra volta ci sono abbastanza rimasto per i tubi, che sembra una cavolata, ma questi sono veramente molto molto potenti e resistenti, quindi ottimo. Vabbè, però in realtà qui dentro ci sono solo dei tubi, quindi direi che posso passare al pacco successivo. Pacco successivo che è un pochettino più pesante e soprattutto più sostanzioso di roba. Rifacciamo la stessa cosa e cerchiamo di aprirlo. No. Qui dentro abbiamo un botto di roba. Allora, cymbal pad, sound module, ecco, vabbè, non starò ad aprirvi tutto, però voglio farvi vedere una cosa, e cioè il modulo di questa batteria, che è una parte veramente molto 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 importante. Modulo bello grandino, bello luminoso soprattutto, perché poi quando lo accenderò vi farò vedere bene. Eccolo qui, il modulo di questa DM7X. Modulo che appunto ha un bel po' di cose al suo interno, è veramente molto 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 interessante. Dietro abbiamo due possibilità di pad aggiuntivi oltre i soliti, quindi un piatto e un tom, MIDI out, aux in, due output LR e qui ovviamente l'alimentazione. Qua sopra invece, dalla parte anteriore, vi spiegherò bene tutto dopo, perché lo accendiamo e ha un bel po' di cose importanti che vi devo dire. Quindi non sto ad aprirvi tutto, perché voglio subito provare veramente questa batteria. Ho sentito parlare tanto di questa DM7X, ma voglio andare a provarla veramente per capire se è davvero così una bomba. Quindi monto tutto e ci vediamo dopo. Adesso mando la sigla. Eccoci qua, la batteria è stata completamente montata, come potete vedere. Super semplice montare questa batteria. Soprattutto la cosa che riesce sempre a stupirmi di Nuex è il fatto di creare batterie così robuste. Nonostante il peso non sia eccessivo, si vede proprio che il rack è bello potente e non avrà mai problemi, potrete suonare veramente a qualsiasi volume. Ci sono un bel po' di cose che adesso vi voglio spiegare che mi hanno lasciato abbastanza di stucco mentre provavo questa batteria, mentre la suonavo per la prima volta. Partiamo, come vi ho già detto, dalle pelli Remo, pelli mesh di casa Remo, appunto c'è la collaborazione di Nuex con Remo. I piatti sicuramente sono molto 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 belli, sia esteticamente sia come suonabilità. Abbiamo tre piatti da 12 pollici Charleston, due Crash, come, non come di solito, perché di solito abbiamo un Crash solo, ma ne abbiamo due, e Ride da 14 pollici. Super sensibili, mi metto le cuffie e ve li faccio sentire. Ovviamente tutti stoppabili i piatti, il Ride ha tre suoni, Crash, Ride e Campana, dato che la Campana spesso me la chiedete, questo ce l'ha. E pelle mesh anche per la cassa, che ha questo pad da cassa molto molto potente, bello pesante, in modo tale che non si muova assolutamente dal terreno. Infatti l'ho suonata un po', non ho mai avuto nessun problema di camminamento del pad della cassa. E allora adesso però voglio arrivare alla parte fondamentale di questa batteria, e cioè il modulo. Raga, il modulo di questa batteria è bellissimo, più che altro per una cosa,
è un modulo velocissimo da usare, nel senso ha tutti i comandi che vogliamo, ma soprattutto tutti i comandi importanti già qua sopra. Quindi per prima cosa abbiamo la possibilità di cambiare il nostro genere, quindi rock, metal, jazz, folk, electronic, pop e rock, l'ho già detto forse, vabbè. E in base a questo lui va a settarci una batteria apposta per quel genere. Questo era rock, andiamo sul metal. Oppure andiamo sull'elettronico, un po' più strano. Oh, che roba assurda, raga! Questo è fighissimo. La cosa bella di ogni set è che, ad esempio, io vado sul rock, non mi piace il suono del mio rullante, anche se in realtà non è male, lo cambio in un secondo. Perché io ho questo pomellino, questa manopola, ecco, manopola, che se io vado a girarla mi cambia subito il suono del rullante. E ne ho una marea di possibilità. La cosa bella è che oltre a questo, ovviamente, posso andare a cambiare il tuning, cioè l'intonazione. Questo è un po' troppo forse, però posso cambiare l'intonazione di ogni strumento e ovviamente anche il livello, quindi il volume proprio, che però in questo caso va bene. Ok, lasciamo questo suono qua. Stessa cosa la posso fare con ogni strumento, basta colpirlo e andare a modificare. Cambiamo lo strumento. Sentite quanti suoni ci sono per ogni strumento. Adesso devo tornare al tom normale perché sennò è un problema. Ok, quindi stessa cosa la posso fare con tutto, dalla cassa ai piatti. Posso ovviamente andare a modificare un suono, anche se non è quello giusto del pezzo della batteria, quindi posso fare la cassa col crash, posso fare il rullante col ride, quello che voglio in base a quello che mi serve. Ho una marea di suoni possibili e ho, come vi ho detto, tutte le possibilità di set in base al genere che andate a suonare. Come potete vedere, quindi qua è già super veloce. Imposto il genere che voglio, suono, cambio l'intonazione e il tipo di tamburo, il tipo di piatto, subito proprio da queste manopoline qua. Andando da questa parte, invece, qua c'è un'altra figata, perché queste quattro manopole hanno, uno, il riverbero. Troppo, ma sentite la batteria senza niente. Mettiamogli un filo di riverbero. Quindi super veloce, qua abbiamo overdrive e non vedete una cosa, cioè come vedete il blu di questa lucina diventa sempre più scuro in base a quanto riverbero, overdrive o altre cose andiamo ad inserire. Overdrive è un po' come se fosse un po' di distorsione. Sentite, distorsione. E questo in pratica fa sì che il nostro suono diventi un po' più cattivo. Qua abbiamo compressor, quindi compressore. Ci va a schiacciare un pochettino il nostro suono. Sentite senza compressore?
Mettiamo il compressore a metà. Come sentite, si è alzato un po' il volume, ma si è schiacciato un po' tutto, quindi anche in questo caso diventa un po' più cattivo. Quindi per ogni set possiamo andare a modificare queste cose in tempo reale. Ho bisogno di un po' più di riverbero, lo metto. Ho bisogno di schiacciare un po' di più e rendere più cattiva la mia batteria. Compressore overdrive e tiro un pochettino su, cioè subito al volo. Quindi pensate in una situazione anche live in cui la batteria si sente ma tira un pochettino su, fai al volo senza dover andare a inserire le cose nei menu, è tutto un pochettino difficile. Ovviamente nei menu abbiamo la possibilità di modificare tutto quello che vogliamo, quindi la sensibilità di ogni pad. Ad esempio io rullante che voglio cambiare, cambiamo, mettiamo pop. Ah, bello! Sentite che qua le ghost, per quanto mi riguarda, sono un po' basse. Quindi vado su menu, trigger, enter, sensitivity, posso aumentarla un po'. Sentite? Ho già le ghost un pochettino più in alto, ma poi posso andare a fare tutto quello che voglio. Ad esempio la curva tra forte e piano, io adesso ce l'ho lineare, ma posso decidere di farla logaritmica, che vada sul forte, cioè posso cambiare un sacco di cose. Ad esempio logaritmica a me non piace perché è tutto troppo forte. Sentite però che il mio rullante adesso è cambiato totalmente come differenza di volume. Lasciamo lineare. Andando avanti abbiamo ancora una marea di possibilità, possiamo ad esempio cliccare il tasto REC. Col tasto REC cosa facciamo? Registriamo. Quindi hit drum pad mi dice, quindi nel momento in cui vado a colpire un pad della batteria, stop, record complete, quindi me l'ha registrato, l'ha tenuto dentro, poi tramite il cavo USB posso andare a riascoltarmi, a fare quello che voglio. Quindi io ad esempio tramite l'auxin posso mettere la mia canzone preferita, far partire la canzone, suonare sopra e registrare tutto insieme per registrare le mie drum cover o quello che voglio. Altra questione super importante è la questione coach. Ho già fatto un video completo sull'altra batteria di NUX sulla questione coach, quindi andatevelo a vedere. Qui ci sono alcune implementazioni, nel senso che ci sono tutte le varie possibilità che avevamo su quella batteria, anche se qua sono molto più precise, ho visto, quindi vanno a prenderti la precisione in maniera migliore, ti fanno vedere proprio graficamente anche sullo schermino cosa stai andando a fare, se stai andando bene, giusto sul tempo, se stai andando avanti, indietro, eccetera. E in più c'è la questione accenti. La questione accenti, come potete vedere, ha degli accenti all'interno che ti fa vedere, tu li devi leggere e lui alla fine, dopo 8 misure, ti darà una votazione. Se hai letto giusti gli accenti, che ad esempio in questo caso sono in terzine, ma possiamo andare a cambiare, ad esempio possiamo anche andare a dirgli mettimi sedicesimi, ad esempio questo qua. Questo esercizio qua è... Ah, 100%, sono stato molto preciso. Bravo Luca, bravo. Altre possibilità, raga, mi sembra di andare avanti a dirvi possibilità e come se ne fossero infinite di cose da dirvi, perché fa veramente di tutto. Questa modalità è anche molto carina, Song Select. Quante ce ne sono? Ce ne sono 30. Quindi 30 canzoni di generi diversi su cui suonare. Ad esempio questa qua. Vi alzo un po' il volume. Ok, questa è tipo ska. Noi possiamo andare a sentire la batteria, togliere la batteria perché c'è il tasto drum off e poi registrare, suonarci sopra.
trovo il tasto stop. Ah, forse però possiamo anche abbassare il tempo. Perché qui c'è il tasto tempo che mi serve per qualsiasi cosa, per gli esercizi, per la modalità coach, per tutto quello che voglio. Quindi, come avete visto, io girando la manopolina del tempo mi ha abbassato in questo caso la canzone, ma posso portarla fino al tempo che voglio. E poi direi che basta, perché ce n'è già abbastanza di roba. Ultima roba, volendo, click. Quindi questo è un click normalissimo, riclicchiamo su click, si stoppa, e quindi questo è, raga, questa batteria fa di tutto, è pazzesca. Cioè, bella più che altro perché è bella da vedere, per prima cosa, sia la batteria sia il modulo è bello, è colorato, è super intuitivo e super veloce. Quindi, ragazzi, io voglio veramente ringraziare tantissimo Nuex e FrenExport per avermi mandato questa batteria qua, che è veramente, cioè, mi ha veramente stupito. Ve l'ho già detto all'inizio del video, ma mi ha stupito tantissimo perché non mi aspettavo che una batteria a questo prezzo, ve lo dico, potesse funzionare così bene. Poi, più che altro, ha alcune cose, ha un sacco di cose. Io oggi non sono neanche riuscito a spiegarvi tutto quanto di quello che ha questa batteria, perché, ad esempio, guardate qua i piatti con lo sgancio, nel senso, io ho il piatto, sgancio, tiro su il piatto, poi riaggancio e lui sta a posto perfettamente. Cioè, ci sono un sacco di cose che sono state prese in considerazione per aiutare il batterista, e soprattutto un sacco di comodità che rendono questa batteria veramente, veramente, veramente molto, molto, molto interessante. Quindi io vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare a vedere un po' tutto quello che riguarda il mondo Nuex, perché c'è questa batteria, c'è l'altra che ho recensito, c'è il video qui sotto sempre, e ci sono un bel po' di prodotti molto interessanti. Quindi io vi voglio salutare qua, vi ricordo anche che c'è l'articolo sempre guardabile qui sotto, l'articolo sul sito Gastube, e basta, andate a vedere questa batteria, ve lo consiglio. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.